Nel 2013 viene ampliata la competenza del Tribunale di Nocera Inferiore con i territori di Cava dei Tirreni e della Valle dell'Irno, una mole di lavoro enorme che si aggiunge a quella esistente, tutto questo ad organici immutati. Una situazione insostenibile, una delle cause delle clamorose dimissioni del presidente del Tribunale Antonio Sergio Norberto Robustella. Nocera ha un organico sottodimensionato sotto tutti i profili. Le clamorose e inattese e inaspettate dimissioni del presidente Robustella sono l'ultima atto di questa dubbio di soldi. Sembra quasi che, come ha detto anche il presidente, l'obiettivo sia quello di sopprimere questo tribunale. Un tribunale quindi già in sofferenza che non ha retto l'ulteriore aggravio di lavoro, ma nonostante ciò, ricorda il procuratore Centore, dal suo insediamento nel 2017 si è passati da 15.500 procedimenti pendenti ai 2.700 di oggi. Ma questo è stato possibile anche perché il procuratore generale ha applicato le tabelle infradistrettuali che gli hanno consentito di spostare magistrati da Salerno a Nocera Inferiore per periodi anche lunghi, anche a tempo pieno, per poter dare una mano ai magistrati che si erano insediati da poco, i giovani magistrati che comunque stavano facendo da soli già un grande lavoro. Il Tribunale purtroppo non è riuscito a ottenere la stessa cosa e evidentemente nessuno ha dato ascolto. E il mio ufficio si trova comunque in difficoltà perché poi l'ufficio GIP e il Tribunale sono un imbuto e quindi è chiaro che se anche noi riusciamo a lavorare e a produrre con gran lena, però a un certo punto tutto si blocca perché non c'è chi esita a queste pratiche.